Dire la parola servizio pubblico e Minzolini nella stessa frase nuoce gravemente alla salute. Adesso è senatore e quindi questo è, credo, anche per i senatori del PD un ulteriore motivo per andare veloci sulla riforma costituzionale del Senato. E molti dei voti che hanno salvato nel PD Minzolini sono voti di renziani. Allora, l'atto di oggi per me è di una violenza inaudita. È un atto eversivo contro le istituzioni della Repubblica. È un atto di un partito al governo che da oggi sancisce il principio che la legge non è più uguale per tutti quanti. Io oggi ho fatto nella mia dichiarazione di voto riferimento alle parole del presidente Mattarella nell'ambito della decisione sulla decadenza di Previti. E Mattarella era stato chiarissimo, quindi non mi sto appellando chissà quale grillino, mi sto appellando alle parole utilizzate dallo stesso Partito Democratico, da un suo esponente e dal presidente attuale della Repubblica, che ha detto che era un dovere votare la decadenza e che non poteva farsi alcun ragionamento nel merito, ma doveva essere solo un rispetto della Costituzione e delle regole e della legge. Noi oggi ci troviamo in quest'aula per discutere e votare la mozione di sfiducia al ministro dello sport Luca Lotti, che ricordiamo ha anche delle deleghe importanti, quelle all'editoria e al CIPE. È una questione politica ed etica, delle due l'una. Perché o siamo di fronte ad una persona che ricopre un ruolo apicale all'interno di Consip e che si permette di calunniare e di diffamare un ministro, o abbiamo un ministro che nel corso di un question time non si sente di richiedere la rimozione di questa persona dalla carica apicale che ricopre per le presunte calunnie e diffamazioni. In questi giorni Renzi ha detto: Lotti non deve assolutamente dimettersi. Peccato che solo qualche anno fa, nel 2013, invece diceva: le dimissioni non dipendono da un avviso di garanzia, non è un problema giudiziario, è peggio, è un problema politico. Purtroppo questa vicenda ha minato l'autorevolezza istituzionale e l'idea di imparzialità del ministro. L'idea che ci siano fatti dell'intera vicenda e che la legge non sia uguale per tutti e che se conosci qualcuno di importante te la cavi meglio, è la Repubblica degli amici, questo atteggiamento è insopportabile. Questo l'ex presidente del Consiglio, nonché ex segretario di partito, ex rottamatore, ex giovane, insomma ex tutto, lo scriveva parlando del ministro Anna Maria Cancellieri, coinvolta nel caso Ligressi e all'epoca nemmeno indagata. La Repubblica degli amici è questa che abbiamo oggi davanti. Il Movimento 5 Stelle ha presentato questa mozione di sfiducia convintamente e per questa ragione la voterà altrettanto convintamente. Dietro il dibattito sterile sulla prescrizione, un anno e mezzo in più di prescrizione, si è voluta stendere una cortina per nascondere i veri obiettivi di questo provvedimento. Improvvisamente qualche mese fa, centro del problema della riforma della giustizia erano le intercettazioni informatiche, quelle fatte attraverso programmi software. Ma perché improvvisamente qualche mese fa? Se noi guardiamo la scansione temporale, adesso sappiamo che in quel periodo qualcuno avvisava gli indagati della più grossa indagine di questo paese sull'appalto Consip di essere spiati con quei sistemi. Parlate delle lungaggini del processo e allora ve le ricordo io, quelle lungaggini che voi avete inserito apposta nel processo. Proroga delle indagini, decisione su richieste cautelari, ricorso a riesame, giudizio di Cassazione sulla cautela, nuovo giudizio di rinvio sulla cautela, chiusura indagini, notifica 415 bis, udienza preliminare. Voi a questa via crucis ne aggiungete un'altra, i termini per le indagini. Questo è il vostro obiettivo, paralizzare le indagini. Noi come Movimento 5 Stelle questo lo denunceremo qua e fuori da queste aule. Noi voteremo contro questa fiducia convintamente, avremmo votato contro anche il provvedimento. Presidente Gentiloni, mi fa un certo effetto constatare che la stella polare dell'Europa è oggi il primo ministro dell'ennesimo governo italiano che non scaturisce dalla consultazione elettorale dei cittadini. La crisi di legittimità che ha investito l'Italia negli ultimi anni riguarda l'Europa tutta e lo abbiamo visto con Brexit. Crisi che avete causato voi.
Con l'austerity abbiamo lasciato i nostri cittadini senza lavoro, senza farmaci, i malati, i poveri senza assistenza sociale. Per l'occupazione, quale sarà la ricetta? Replicherete le formule precarie e prive di tutela che sono state utilizzate in Italia con il Jobs Act? Che fine hanno fatto le intenzioni della Commissione sul reddito di cittadinanza europeo? Ma parliamo anche di immigrazione. Non è più possibile che uno o due paesi diventino il campo profughi d'Europa, ma è doveroso che ognuno si assuma la propria responsabilità. A Roma noi proporremo ai cittadini il libro a 5 stelle, l'ultimo tentativo per realizzare una casa che sia l'Europa dei cittadini. Smettetela di costruire fortezze blindate simili a prigioni, perché altrimenti o ci troveremo a dover fronteggiare spettri del passato o finiremo travolti dalle macerie degli errori finora commessi. Questo provvedimento agisce sull'onda di altri provvedimenti per andare in una direzione giusta, come quella del contrasto alla criminalità, alla microcriminalità, al terrorismo, ma senza utilizzare il lessico giusto, un lessico determinato, preciso. E questo di fatto crea due assolutamente gravi problemi. Il primo, ovviamente, è che certe volte le norme che si scrivono rimangono sulla carta e quindi non servono a nulla. Nell'altro, che invece possono creare diversi problemi alla libertà dei cittadini quando vengono interpretate nella maniera più sbagliata. La sicurezza del cittadino è un concetto che deve andare a 360 gradi, ovviamente non solo nei confronti dei più deboli, ma anche nei confronti dei più forti, che fanno ogni giorno fallire centinaia di imprese e centinaia di famiglie. Questo è un concetto di sicurezza che noi vogliamo allargare, perché a nostro avviso i criminali, i veri criminali, non vengono mai puniti adeguatamente, non la pagano mai in questo paese. Noi vogliamo ribaltare questo concetto e portare una sicurezza a 360 gradi che non guardi solo a una norma efficace o non efficace, ma guardi all'intero paese e lo faccia rinascere da questo punto di vista. Per questo motivo ci asteremo su questo provvedimento. Grazie. Questa, più di tutte le altre proposte, non deve essere una legge scritta per i partiti. Questa è una legge che dobbiamo approvare per le persone. Persone malate che si avvicinano alla fine della loro vita, spesso con grandi sofferenze. A noi questa legge convince e siamo pronti e convinti a votarlo favorevolmente anche in aula se restano chiari e definiti determinati paletti. Libertà di poter scegliere del proprio corpo, nutrizione e idratazione artificiali quali trattamento sanitario e, ripeto, nutrizione e idratazione artificiale quali trattamento sanitario, vincolatività delle volontà del paziente. Questi punti per noi principali. Forse è superfluo ricordare quanto l'Italia è in ritardo, non solo rispetto all'Europa, ma rispetto al resto del mondo per quanto riguarda il tema del fine vita. Sono trascorsi 10 anni dalla morte di Pier Giorgio Welby, 8 anni da quella di Eluana Englaro, e ancora il nostro Parlamento non ha trovato il coraggio di approvare una legge sul fine vita. Colleghi, il compito che ci aspetta non è così gravoso come potrebbe sembrare. Non siamo noi che dobbiamo decidere della vita e della morte degli altri. Dobbiamo semplicemente dare ad ognuno gli strumenti per decidere per se stesso. Grazie. La terra dei fuochi non è un problema solo dei campani, è un problema di tutti gli italiani. E quindi noi chiediamo alla Commissione di agire, ma agire subito e in fretta. Con la salute dei cittadini non si scherza e oggi portiamo la voce di 60 milioni di italiani nelle istituzioni europee. In Campania i bambini muoiono prima dei loro genitori a causa della terra dei fuochi. È per questo che chiediamo all'Europa di intervenire. Siamo venuti fino a Strasburgo in Europa per portare la voce, il grido di dolore di oltre 2 milioni di cittadini che vivono nella terra dei fuochi. Siamo venuti a chiedere all'Europa di intervenire per fermare questo disastro. La criminale immobilità della regione Campania ci costringe a venire qua per chiedere il rispetto del diritto alla vita. Solo nel mese di febbraio sono morti 8 bambini nella terra dei fuochi a causa dei tumori. Abbiamo portato al Parlamento europeo il grido di dolore delle mamme campane. La bonifica non può aspettare. C'è chi uccide con le armi e con le bombe e chi uccide avvelenando aria, acqua, terreni e alimenti. Noi vogliamo portare all'attenzione delle istituzioni europee quella che è una vera e propria strage, un genocidio che ha coinvolto e coinvolgerà milioni di persone anche per le future generazioni. Abbiamo scritto questa lettera indirizzata al commissario ambiente Vella affinché intervenga sul tema della terra dei fuochi. La bonifica non può aspettare, la gente muore. Degli amici degli amici è questa che abbiamo oggi davanti. Il Movimento 5 Stelle ha presentato questa mozione di sfiducia convintamente e per questa ragione la voterà
altrettanto convintamente.